Il vantaggio dell'Atalanta, ha segnato il capitano Del Prato. L'Atalanta sblocca così il big match di questa giornata. L'incursione di Zortea sulla destra, Del Prato ha tutto il tempo per controllare. Coccia si dimentica completamente di lui. Il duello tra numeri 4 lo vince quello dell'Atalanta, che viene giustamente sommerso all'abbraccio dei compagni. Del Prato sblocca la gara del Tre Fontane. Il meno atteso dal che sta gestendo, Atalanta che sta anche rifiatando dopo una fase di grande pressione. Occhio però adesso a Colli, che si è liberato. Colli! Il 2-0 dell'Atalanta! Il 2-0 dell'Atalanta! Alla fine si è andato Giabua. Giabua è stato lui a farsi trovare pronto, prendendo di fatti anche il posto di Colli praticamente, perché va a fare la punta. Giabua, eccolo lì, mezzo a due, resiste male, male la difesa della Roma. Giabua trova il modo di superare questa volta Greco e la Roma va a piegarsi per la seconda volta dinanzi all'intraprendenza dell'Atalanta. Eccolo. Calcio d'angolo per la Roma, che rientra in partita! La Roma rientra in partita con Zdaigui e lui il primo a staccare sui sviluppi di questo calcio d'angolo battuto da Pezzella, ed eccolo qui il colpo di testa di Zdaigui. Roma che riapre clamorosamente la gara, sembrava condannata la formazione di De Rossi, che si era fatto trovare impreparata qualche minuto, che viene steso, ma è l'ultima azione della gara, finisce qui, vince l'Atalanta sul campo della Roma. È una vittoria fondamentale, i gol di Del Prato e Giabua, inutile Zdaigui che accorcia soltanto per far vivere un finale concitato. Alla fine l'Atalanta scappa a 45 punti, la Roma fallisce l'aggancio. Da Fernando Siani è praticamente tutto, grazie per averci seguito, ma restate su Sport Italia, la casa del campionato.